proposte di definizione di antisemitismo. E è una novità, questa è una novità, perché io quando studiavo, come sono laureato mille anni fa sull'antisemitismo tra Italia e Francia, e quando io studiavo l'antisemitismo non esistevano delle definizioni di antisemitismo. L'antisemitismo era una qualche cosa da studiare, eravamo noi con il nostro studio che definivamo in qualche modo con le ricerche l'antisemitismo. A un certo momento, a partire dalla medicina degli anni fa, diciamo così, è sorta l'esigenza più politica che scientifica di definire antisemitismo. Sono state prodotte delle definizioni, una in ambiente istituzionale intergovernativo, nell'International Holocaust Remembrance Alliance, che è un grande organismo internazionale che raccoglie 30 paesi, tra cui anche l'Italia, che si occupa di studio della Shoah, di preservazione dei luoghi dello sterminio, che hanno visto lo sterminio, e anche di antisemitismo, e si è deciso di provvedere a realizzare una definizione abbastanza criticabile, devo dire, personalmente, la mia opinione personale, e che però è stata condivisa ed è stato un po' il frutto di una trattativa diplomatico-scientifica, molto diplomatica, poco scientifica, che però ha prodotto che cosa? Ha prodotto questa definizione che a sua volta ha generato dei frutti politici. Per la prima volta i governi appartenenti a questa organizzazione hanno riconosciuto l'antisemitismo come questione sociale vera e propria, quindi un problema da affrontare politicamente, e hanno dato via una serie di provvedimenti, per cui l'importante è la strategia europea di contrasto all'antisemitismo, che poi ha generato le strategie nazionali, e sono state finanziate queste strategie, per cui per esempio il mio istituto partecipa a una serie di bandi europei proprio e riceve denaro per formare insegnanti, per ragionare con i magistrati, con i diversi corpi sociali su come contrastare al meglio il fenomeno dell'antisemitismo in Europa. Dall'altra parte sono anche nate almeno altre esperienze di tentativi di definizione in ambito accademico, una è la Jerusalem Declaration on Antisemitism e l'altra è la Nexus Declaration, Definition, che contrastavano, diciamo, un atteggiamento di critica con la definizione dell'AIRA, perché la definizione dell'AIRA contiene alcuni, cioè una definizione molto secca che è molto neutra, che non dice niente, l'antisemitismo è quando si vuole male agli ebrei, sostanzialmente non dice molto di più, ma poi ci sono una serie di suggerimenti, e molti di questi suggerimenti su come identificare pratiche antisemite sono dedicati alla questione dello Stato di Israele e di quando la critica allo Stato di Israele trascende la critica legittima dal punto di vista politico e diventa antisemitismo. Sono dei suggerimenti interessanti, ma i promotori degli altri due, secondo me anche corretti, i promotori delle altre due definizioni sostengono che invece questo tipo di definizione impedisce il dibattito pubblico sostanzialmente e in qualche modo comprime la libertà di pensiero e non permette di esprimersi in maniera forte o sufficientemente coerente nei confronti di politiche israeliane che possono non compiacere. Questo è il quadro generale. Nello specifico, io credo che bisogna fare il punto sulla parola sionismo, sul concetto di sionismo, perché temo, io sono abbastanza convinto di questo, quindi possiamo discuterne, sul concetto di sionismo si crea un equivoco molto, a mio modo di vedere, visibile, perché il sionismo, e parte di nuovo dal mio essere una volta storico, è un fenomeno storico. Cioè è il nazionalismo ebraico, che è un tardo nazionalismo europeo, tardo, molto tardo, fino all'Ottocento, ormai l'epopea dei nazionalismi era quasi terminata, e come tutti i nazionalismi è articolato al suo interno, c'era un componente più progressista, più estrema
la destra, la componente liberale, la componente conservatrice, anche una piccola, ma molto piccola componente religiosa all'epoca. Ed è, e ha una sua storia, una sua dialettica interna molto anche forte. Di nuovo, l'elemento che vi dicevo, non c'è il sionista, c'è il movimento sionista, è un movimento molto articolato, come tutti i movimenti politici, che portano per varie vicende alla costruzione di uno Stato che nasce non come processo di riparazione dell'Europa nei confronti degli ebrei massacrati, dell'ebraismo massacrato durante la Shoah, ma nasce perché è frutto di quel processo. Esisteva già un parastato ebraico in Palestina già negli anni 20-30, il Shuv, il cosiddetto insediamento in ebraico, era un organismo organizzato in maniera parastatale, con la sua organizzazione di difesa, la sua cassa malati, il suo sindacato, la sua assemblea legislativa in qualche modo, le sue scuole, uno stato in luce, diciamo così, che nel 1948 si trova pronto a diventare stato, con la sua classe dirigente rissosissima al suo interno, violentissimamente rissosa al suo interno, e tutto questo è il sionismo che poi si trasforma dopo la nascita dello Stato di Israele, perché dopo la guerra dei sei giorni, quando in maniera anche fortunosa vengono conquistati i territori che adesso passano sotto il nome di West Bank, cioè sfondo occidentale del Giordano, e che sono la Cisgiordania sostanzialmente, e che erano la culla originale di quella che era stata la terra di Israele biblica, e nel mondo ebraico, soprattutto quello di ispirazione mistica, cambia qualche cosa e sembra di interpretare quella grande vittoria militare come un segno divino che ci dice noi ritorno a quella terra improvvisamente diventa fondamentale. Allora, fino a quel momento, gran parte del mondo religioso ebraico si era opposto in maniera anche molto forte al sionismo in generale, e improvvisamente nel sionismo entra una corrente, potremmo chiamare revanchista, comunque molto forte, di sionismo religioso, che adesso vediamo anche all'opera, anche con azioni non esattamente pacifiche, di opposizione alla popolazione araba residente in quei territori. Quindi è un sionismo che si oppone però all'altro sionismo che invece è ancora molto tradizionale, molto liberale, che ha finito di marciare il sabato prima del 7 di ottobre, ogni sabato, contro il governo israeliano nazionalista, ipernazionalista e molto religioso, che non, in qualche modo non rispondeva agli ideali sionisti che la popolazione o di Tel Aviv, o peggio, che lo dico con dolore, di quei kibbutzim che sono stati attaccati per primi, secondo me non a caso, dai terroristi di Hamas, che non sono andati a colpire gli ultranazionalisti ebrei religiosi di Kiryat Arba alle porte di Hebron, perché si intendono, tra fondamentalisti ci si intende, no, sono andati a colpire la parte liberale, la parte che dialogante, la parte che voleva il colloquio, la parte pacifista, diciamo. E comunque il sionismo è quella roba, è un grande movimento articolato con una sua storia che non è finita, che ha una dialettica ancora interna. E poi c'è il sionismo che sentiamo anche nelle piazze italiane di oggi, che invece è, sì, cos'è l'ultima scritta che ho visto? Sionismo uguale colonialismo, ma insomma vabbè, ma comunque con i colori di Israele, i colori dell'America, che interpretano la parola, il concetto di sionismo come complotto delle multinazionali e delle finanze internazionali per opprimere le masse proprietarie palestinesi e arabe in generale, nell'Oriente, e per appropriarsi delle fonti energetiche. Quello non è il sionismo, quello è una espressione figlia della retorica antisemita che identifica un qualche cosa contro la quale è facile scagliarsi,
ma non è quello, sì. Ma è un'altra cosa. Ma però si usa la stessa parola. Per cui abbiamo un problema. Abbiamo un problema, perché io personalmente mi trovo a litigare con fiori di amici e lei, e dico, ma è un vero antisemitismo ad essere antisemita? Ma dipende di che cosa stiamo parlando. C'è un fortissimo antisionismo del mondo, non so se qualcuno di voi ha visto la serie televisiva di Netflix, Kissel, questa storia di una famiglia, di un gruppo di cosiddetti ultraortodossi a Gerusalemme, abbiamo centinaia di migliaia di persone che vivono in Israele e che parlano anche esplicitamente nel film di Israele come di un mostro, di Israele Stato come di un mostro. Loro sono antisionisti radicali, fortissimi. Non vogliono uno Stato ebraico, che si dice ebraico e che è secolare e secolarizzato, che ha un esercito, che ha un sistema scolastico in cui non si studia solo la Torah, ma si studia anche la materia secolare o cose del genere. E per cui anche da parte ebraica dire che l'antisionismo è sempre antisemitismo è una stupidaggine. Però è qualcosa con la quale bisogna fare i conti e secondo me la cosa fondamentale è, ed è quello dell'elemento con cui, alcune altre cose, non parlo troppo, e dico che la cosa fondamentale, secondo me, la chiave per combattere l'antisemitismo è riconoscere la complessità del fenomeno. La complessità del fenomeno, l'antisemitismo, è la complessità dei luoghi sociali, diciamo, sui quali la retorica antisemita insiste. Ed è la complessità, il riconoscimento della complessità è l'unico strumento, non è per niente politico, naturalmente si perde una retorica del genere, se si aspira a diventare leader di qualche cosa si perde. Però secondo me si dice la verità, cioè si va cogliere la realtà delle situazioni delle quali noi parliamo, perché se noi parliamo del conflitto in Medio Oriente adesso, noi non possiamo ridurre quel conflitto a Israele contro Palestina o all'esercito israeliano contro Hamas, perché questo si poteva fare forse tanto tempo fa, e secondo me anche no. Lì siamo in mezzo a una dinamica geopolitica cui gli attori sono talmente tanti e talmente tutti interessati che non c'è un cattivo e una vittima né da una parte né dall'altra, e il discorso è molto molto più complesso, cioè una questione di risorse idriche, di risorse energetiche, di volontà geopolitica di dominio di diverse potenze nell'area che si alleano, confliggono, parlano fra di loro, non si capisce. E sicuramente chi ne fa le spese di tutto questo sono le popolazioni civili. Le popolazioni civili che, di nuovo, se alcuni di voi sono andati a visitare quei posti, sanno che ci sono, probabilmente sono la maggioranza, magari prima delle elezioni di qualche muro c'erano di più, ma di esperienze di convivenza sono non soltanto qualcosa di comune, ma anche di necessario, perché in uno spazio così limitato non è possibile non convivere, per cui all'ospedale si trovano medici arabi, medici ebrei che lavorano fianco a fianco, e nelle scuole idem. L'altro giorno ho scoperto che l'ambasciatore israeliano in Azerbaigian è arabo. Cioè ci sono esperienze di convivenza reale, voglio dire, il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano nel nord di Israele è un druso, non è ebreo. Insomma, è una convivenza che secondo me è possibile se ci sottraiamo alle retoriche. Direi.